Questa è la rotatoria tra via Buscemi e via Lentini, poco distante, il nuovo spartitraffico che poi si ripete anche all'altezza dell'incrocio con Viale dei Comuni, doveva risolvere un po' di problemi, soprattutto per via Lentini. Mi sembra di capire, dalla protesta di questa mattina, siamo ancora lontani. E infatti Gianni, innanzitutto buongiorno e sempre grazie a voi per essere qui con noi. Abbiamo chiesto sicurezza e possibilità di qualche sosta, hanno fatto tutto il contrario. Ringraziamo l'assessore Grasso per il lavoro che ha fatto e per i soldi nostri che ha buttato, perché non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Non ci sono più parcheggi in nessun posto, la gente ti investe anche se passi a piedi, rischiano pedoni, cani, tanto siamo animali tutti. Perché gli animali... C'è un'altra auto che esce dal condominio in retromarcia, sì, perché non c'è spazio. Non ci sono spazi di manovra in tutti i palazzi, non ci sono spazi di manovra. Possiamo anche dire che intanto stamattina avete incontrato il nuovo assessore, sì, Abela, che era qui proprio per vedere che cosa sta succedendo. Ha 5 giorni che è qua con noi per vedere la situazione, è veramente una degna persona, speriamo che trova la soluzione giusta per tutti. Dovrebbe essere vigile urbano. Noi l'unica cosa che chiediamo è di avere un'eccessiva sicurezza in questa strada, specialmente anche per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, che vediamo che è molto carente. Poi speriamo che tutto vada bene. Poi tra l'altro siete commercianti, sì, che avete la vostra attività in, certo, questa zona. Con questo sistema come noi funziona? Noi notavamo che quando c'era il senso si poteva camminare benissimo. Adesso che non l'hanno fatto più c'è molto rallentamento, ci sono anche degli incendi che prima non c'erano. All'altezza di Viale dei Comuni, con via Lentini, c'è quest'altro spartitraffico, sì, e anche lì non è che sia... Comunque non serve, perché effettivamente il problema di quell'incrocio era la velocità con cui arrivavano le macchine dalle strade, solo che arrivano alla stessa identica velocità, perché non c'è qualcosa che li ferma o che li fa rallentare. Qua chi arriva prima passa, quindi comunque è quello il discorso. Poi ovviamente a noi vengono a mancare anche tutti i parcheggi, quindi i clienti stessi si lamentano perché non hanno dove fermarsi, fare la spesa, non è nemmeno un'attività di passaggio, in modo che io entro, prendo un pacco di sigarette e vado via. Cioè comunque è un negozio dove bisogna perdere tempo, quindi magari sostano diciamo per parecchio tempo e non c'è più posto. Tutti i signori di questi condomini hanno fatto praticamente tutte le strisce, tutte le aree di incroci, tutto dentro un'area privata, quella è tutta un'area privata. Quindi se noi guardiamo attentamente là di fronte, invito anche la telecamera, quel signore e company quando escono dai garage sono praticamente in mezzo alla strada. Complimenti sempre all'assessore Grasso. Bisogna cambiare. Bisogna cambiare, speriamo il più presto, noi ci stiamo facendo portavoce di questa cosa, speriamo che ci riusciamo, perché in effetti non è un capriccio ma è una sicurezza che noi vogliamo. Quindi cambiare come, per esempio? Cambiare, trovare la soluzione migliore, giustamente noi non siamo competenti per farlo, però trovare una soluzione migliore a questo problema, ecco. E quale potrebbe essere la soluzione? Non lo so, ma sicuramente non è la rotonda in uno spazio così ristretto la soluzione migliore. Io da quello che vedo a Siracusa la soluzione per tutte le strade è fare rotonde. E basta, cioè i nostri amministratori non conoscono altre soluzioni che queste e la cosa è grave. Anche questo mi sta a significare che le scuole che hanno fatto sono proprio basse. Proprio abbiamo gente che non ci sa rappresentare e che proprio ha scuole basse. Questa soluzione non soluzione vi ha fatto arrabbiare? Tanto, noi per uscire, ma un po' tutti, è una soluzione che non risolve i problemi di via Lentini, punto. Si vede anche che già una signora l'ha incidentata perché usciva qualcuno qua dal privato, quindi non hanno fatto altro che creare ancora più pericolo e togliere ancora più parcheggi. Sempre complimenti.